Ecco già! Ragazzi, buon lavoro dell'Argentino e oggi per parlarvi della 15ª giornata di Serie A. Ma come sempre, ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo di unirvi al mio canale YouTube, Italo133, iscrivervi al canale, lasciarmi un like, commentare, condividere con gli amici, ma soprattutto attivare la campanellina. Ma che dire, ragazzi, iniziamo subito, stavo un attimino sistemando la telecamera. Partiamo con Inter-Crotone, l'Inter vince 6-2 contro il Crotone. C'è poco da dire qua, Lautaro fa tripletta, uomo partita, ha fatto benissimo, finalmente è tornato il Lauti. E anche Barella è una nota molto positiva per l'Inter. Alla fine è un Crotone che ormai è più in Serie B che in Serie A. E questa Inter, cioè, non bisogna tanto sorprendersi di questo 6-2 dal mio punto di vista. Comunque il lavoro dell'Inter è il risultato giusto. Soldi che hanno speso sul mercato Inter-Crotone, no? La rosa, il valore della rosa che ha l'Inter, che ha il Crotone. Questo 6-2 non dovrebbe neanche tanto sorprendere. Anzi, l'unica nota negativa o comunque l'unica preoccupazione per l'Azzurri è Lukaku, che si è infortunato e bisogna ancora capire cos'è che ha. Sicuramente salterà la partita contro la Samp, ma anche Conte ha detto che lo metteranno in panchina, quindi staremo a vedere cosa succederà. Segna Kimi, quindi sta tornando un attimino Kimi, nonostante i miei video, se andate a vederlo, ragazzi, che avevo detto che Kimi per me era un attimino fuori forma, però dai, piano piano sta tornando, sicuramente, anche se dal mio punto di vista ancora rimane meglio Teo Hernandez. Che dire, un'altra sfida, Juventus-Udinese, ragazzi. Juventus-Udinese finisce questa qua 4-2, Dybala è tornato, si riesce a inserire un attimino nel gioco di Pirlo, tornato. Si può dire, bisogna vedere, deve ancora, vedremo contro il Milan se è tornato davvero Dybala. Però sta piano piano ingranando. Intanto CR7 segna 2 gol, mi fa perdere comunque il fantacalcio, perché sfortunatamente l'altro, nella giornata in cui io faccio 3 gol, l'altro ne fa 4 e quindi perdo, nonostante la doppietta di Cristiano Ronaldo, che fa un altro record, ragazzi, riesce ad arrivare a 250 milioni di follower su Instagram, quindi questa è una notizia wow, anche se non c'entra niente di calcio, ma ve la volevo dire. Benevento-Milan finisce 0-2 per il Milan. Tonali prende un rosso ingenuo, sicuramente molti haters, no? Molte persone che non sopportano Tonali sono arrabbiate, sono molto arrabbiate, perché è stato veramente un fallo ingenuo, un po' come il fallo di rigore che ha fatto Vidal sul un calciatore del Crotone che aveva messo in difficoltà l'Inter, aveva dato rigore ed era riuscito ad arrivare al pareggio il Crotone grazie a quel gol lì. Poi Leao trascinatore, veramente è stata la sua partita, anche lui sicuramente è un top di questa giornata. Il rigore è sbagliato da parte di Caprari sul 2-0 per il Milan con un uomo in meno, e questo sicuramente in Argentina la chiamiamo fortuna del campione, ma in altri video l'avevo detto, quindi bisogna stare attenti a questo Milan veramente. E niente, parlo di Calhanoglu, è un Milan che veramente sorprende, un Milan che piace anche come gruppo, come gioca, comunque un Milan molto conservatore che riesce a partire in contropiede. E staremo a vedere, la prova del 9, ragazzi, è domani, se non sbaglio, in questi giorni contro la Juventus. Questa è veramente la prova che dice se il Milan può puntare lo scudetto oppure no. Cagliari-Napoli finisce 1-4 per il Napoli. Zielinski lo sanno, note positive. Gattuso in conferenza stampa ha fatto capire che comunque il Napoli gioca molto bene, che comunque sono quelli che creano più occasioni in Serie A, è una squadra che segna anche abbastanza, e che quindi c'è un problema di mente, ragazzi, c'è un problema di continuità, e questo si risolve internamente, giustamente. Comunque la qualità del Napoli non la discute nessuna. Nessuno, come vedete, quando giocano e sono contenti, stanno bene, riescono a fare anche abbastanza goliare, però si vede nel gioco. Osimhen intanto è tornato da Nigeria, come molti di voi sanno, con il Covid è uscito fuori un video dove lui stava ballando là con tutti i familiari e senza protezioni per ovviamente per questa faccenda del Covid, diciamo. E chi sbaglia paga, l'ha detto anche Gattuso, quindi staremo a vedere se riuscirà, anche perché come sapete voi tifosi del Napoli, dopo tanti sacrifici che ha fatto il Napoli per pagarlo 70 milioni se non sbaglio, e che si infortuna, anche lo tengono fuori per molto tempo, poi torna con il Covid e per il modo in cui l'ha preso sicuramente non è bello per i tifosi napoletani. Genoa-Lazio, beh, queste sono state le partite che sono riuscito a vedere un po', ragazzi, quindi comunque vi dico un po' i risultati delle altre giornate. Genoa-Lazio pareggia 1-1, Lazio perde ancora punti, è una Lazio un po' spenta perché avevo intervista con Diretta Gol. E diciamo che il pareggio era anche... Inzaghi ha detto che si meritavano la vittoria.
anche se non so, ditemelo nei commenti, ragazzi, se pensate diversamente. Atalanta Sassuolo finisce 5-1, che qua goliata da parte dell'Atalanta. Credevo che il Sassuolo sarebbe andato a vincere contro l'Atalanta, ma invece l'Atalanta mi ha sorpreso. Pensavo che magari con quella discussione interna, invece hanno reagito bene, Gasperini ha reagito bene, e sicuramente l'Atalanta, i compagni Ilici, Zapata, Muri, hanno reagito benissimo e stanno veramente facendo molto bene. Parma Torino finisce 3-0, qua ero convinto che il Torino vincesse, infatti nella schedina l'avevo messo, nonostante la sconfitta del Parma, e viene confermato comunque Livrani, ancora nella panchina del Parma. La Spezia perde 1-0 contro il Verona, qua nella zona salvezza, diciamo male per la Spezia, ma molto bene per il Verona, che continua a salire. Golasso alla Richelme, no, però un golasso di Zaccagni, che continua a essere veramente molto importante per il gioco dell'Hellas Verona. In ambito mercato vedo che il Milan sarebbe un attimino interessato a Zaccagni. Voi cosa dite, ragazzi? Vi piacerebbe vedere Zaccagni al Milan? E Roma-Sampdoria, che qua ho visto tre note positive, per me sono Pellegrini, che ha giocato benissimo, Vichar e Paolo Lopez, che dagli highlights, un po' dalla partita che ho intravisto, ho visto che ha fatto tante belle parate. Dzeko è riuscito ad arrivare dopo il gol verso la fine. E concludiamo con Fiorentina-Bologna, che veramente voglio concludere questa perché è una partita pessima, veramente tra due squadre che veramente non hanno un gioco, non hanno identità, non hanno nulla. Piano piano la Fiorentina si sta costruendo, è un Bologna che comunque cerca di buttarla, non so se ci sia il mio Dominguez, che mi piace molto argentino, però è una squadra che giustamente il pareggio ci stava, è anche una partita spenta che non ho neanche seguita tanto, quindi non mi è piaciuta molto. Cosa dire, ragazzi, grazie per il supporto come sempre, grazie per il sostegno. Volevo soltanto ricordarvi come sempre di unirvi al mio canale YouTube, iscriversi al mio canale, lasciare un commento, un like, condividere con gli amici, ma soprattutto attivare la campanella così vi arrivano i video in tempo reale. E nada, ragazzi, veramente grazie, stiamo spaccando tutto come sempre, grazie per il supporto, sono qua a fare il video per voi e niente, a creare ancora contenuti, e ci vediamo presto perché sicuramente adesso si gioca la 16ª giornata in questi giorni, quindi anche qua devo essere attivo per i video, quindi niente, viva il football, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!